Salve a tutti, eccomi qua, brevissimo video di questi miei ultimi acquisti di questi mesi. È una serie di acquisti che vede ovviamente i miei, per così dire, soliti noti, insomma, per farla breve, anzi per riepilogarvi, i manga che sto seguendo, anche se escono in maniera molto, molto incostante, sono ovviamente Angel Heart, questo è il numero 9. 4,50 euro. Per quanto riguarda un altro mio grande classico che si appresta, almeno così sembra, alla conclusione, dovrebbero essere 22 numeri complessivi. Intanto questo è il 19° numero di Kitosen. Con i suoi 6 euro. E ovviamente il 20°. Stando a quanto si legge su internet, come ho detto prima, i numeri dovrebbero essere 22. Speriamo che si concluda, perché veramente non ne posso più di aspettare 10 mesi tra un numero e l'altro. Comunque, tra le novità c'è una ristampa. Ovviamente conoscerete la mia passione per Tsukasa Ojo. Eccolo qua, intanto. Questa è una ristampa di un suo vecchissimo manga in due volumi, Rush. 4,20 euro. E la new entry più rilevante tra gli acquisti di quest'ultimo periodo è questa, Ghost in the Shell Arise, che per adesso sono usciti solamente due numeri. Questo è il primo, sono 6,50 euro volume. Questo per adesso è il secondo. Adesso non vi so dire quanti numeri siano in totale, comunque sono 6 euro, 6,50 euro a botta, però sono dei discreti mallopponi, quindi insomma, se volete azzardarvi a fare questo genere di spesa, io mi azzarderò a farla, perché ovviamente Ghost in the Shell è un manga che mi piace molto, anche se rimpiango la vecchia serie di Masamune Shira. Comunque, cercherò di tenervi aggiornati come e quando potrò. Innanzitutto, grazie ancora di avermi seguito fin qui. Ciao a tutti, al prossimo video.